bisogna cercare di essere subito lucidi, quindi subito lucidi, imporre una descrizione della partita il più tecnica possibile. Credo che l'approccio iniziale tecnicamente sia stato sufficiente, emotivamente sia stato del tutto insufficiente, però credo che a livello di quello che volevamo concedere e quello che no, le cose stavano più o meno andando nel solco che pensavamo. Penso che siamo stati abbastanza bravi a togliere il post-up di Amoroso e Powell, credo che non siamo stati bravi evidentemente a togliere i secondi possessi e i tiri da tre punti e uno contro uno fronte di chiunque, perché non è neanche riduttivo parlare di Corbett, perché penso che me ne ricordo nitidamente due di Campogrande che tra l'altro mi dicono non essere neanche in condizioni ottimali, me ne ricordo almeno tre di cui due in un momento chiave di Maschero, quindi credo che quello che non era un punto forte di Montegranaro è stato l'elemento poi che ci ha portato poi a perdere la partita. La seconda fase della partita è stata quella della reazione, credo che la reazione sia stata consona al palcoscenico, infatti credo che poi la partita si sia messa su binari giusti facendo un terzo quarto difensivo e niente della protezione. E poi credo che sia veramente inspiegabile per me sicuramente, e come si possa poi nel momento in cui si può azzannare la partita prendere sei tiri in due possessi, contrari in base di attacco a possesso, e prendere due lay-up da Maschero, che è un giocatore che in un quarto-quarto, secondo me, in una partita di playoff non deve poter pensare di chiudere in area, invece non solo ha chiuso, ma ha chiuso con estrema facilità e in un'area abbastanza vuota. Per cui queste sono cose su cui è evidente che proveremo a indirizzare le menti dei giocatori, capire qual è stato il motivo per cui, non mi ricordo se più 5 più 7, con inerzia a favore, con un americano seduto, non abbiamo avuto l'aggressività di cogliere l'opportunità di uccidere la partita, ma anzi abbiamo avuto un calo tensivo che poi chiaramente in una serie playoff con un avversario di qualità e molto alto si paga.